della villa che parlava Enrico. Sì, però ragazzi, cioè, io fossi stata lei mi sarei fatta fuggire. No, cioè. Cioè, capito? Cioè, subito. Cioè, capite che lei è Capito appena uscita da qua si ficca nella villa di Resident Evil 1. sì, cioè, capito. Cioè, penso che. Votazione D comunque, cioè vuol dire che sono stato proprio un cane. Vediamo, adesso lo dico io che sto vedendo. Modalità Leech Hunter ora disponibile, pazzesco. La modalità Wesker è ora disponibile. Che cosa cazzo è la modalità Wesker? Comunque Rebecca fa il saluto di John Cena, vabbè, che poi in realtà è solo militare, però mi ricordo che faceva John Cena all'entrata. Quindi... Ah, poi grazie Rebecca col pollice lì sulla fonte. Sì, Sì, le ha messo mi piace praticamente. fa la fonte. E niente, si vede sta villa di merda. Si vede la villa dell'1 e allora noi scopriamo anche perché se uno si giocava a Resident Evil 1 Sì, lei la trovavi in del una stanza, mi pare. GameCube, trovavi questa qua e dici, ma questa chi cazzo è? Ma nella Play La c'era. trovavi? Adesso che ci faccio proprio un momento locale. Sai che c'era quel cazzo di serpente? Lei era lì con sta cazzo Sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Solo che non Con i mi piace, cioè, blu a me non mi... Poi mi sbaglierò, fammi sapere se mi sbaglio, però... Non mi pare lei ci fosse in quell'originale, nel primo originale. Forse no, Per sai. play. Per questo, Ma non mi ricordo. giustamente, se non giochi lo zero, te questa qua non sai chi cazzo è, da dove cazzo arriva, eccetera, eccetera. Boh, salvataggio, comunque penso di Interessante. anch'io. Diciamo che è un po' un 44. peccato che poi, giustamente, nel resto della saga non si faccia più riferimento a Billy Cohen, non fa mai più neanche una comparsata. A meno che io sappia, e poi sicuramente qualche titolo mi manca. Allora, Billy Cohen non te lo so dire. Mi pare che Rebecca torni da qualche parte, quel quarto episodio. Addirittura in un film di quelli in digitale, come cazzo, quei film tipo in computer grafica, ecco. Boh. Comunque finito, Pram e D, Pram Quindi conclusioni, impressioni. sicuramente come ti dicevo prima più difficile del primo, come gestire le risorse, comandarne due anziché uno. Beh, allora, partiamo dal presupposto che come gestire le risorse, ribadiamo che siamo stati due coglioni, perché Sì, alla così. fine ci fossimo fatti gli stracazzi nostri. Alla fine si trova. Adesso non tanto le munizioni perché comunque fa comodo averne tante alla fine perché così le spammi e anche se sbagli i colpi perché come provavo a dirti prima ne ho sbagliati molto perché questo stava facendo l'animazione allora non pigliava danno. Però nonostante ciò se ne hai tanti da spammare li spammi e te ne sbatti il cazzo. Quindi per i colpi non tanto ma per le cure se ripenso a tutte le volte che ho ricaricato perché mi ero preso troppe sberle e non volevo Sì, sprecare le cure, ma vergognoso. poi il gioco all'inizio non ne hai, eh. Cioè all'inizio nella villa non ne avevamo, non Ma ce n'erano, c'erano perché pochissime. loro giustamente vogliono che tu all'inizio del. Praticamente, te lo dico io. Le munizioni trovate all'inizio della villa le dovevamo usare all'inizio della villa. Quindi le munizioni di Manium e le munizioni di lanciagranate che abbiamo trovato all'inizio andavano usate tutte lì. Non ce le dovevamo tenere per dopo, perché tanto quelle che ci servivano dopo le trovavamo dopo. Per questo non ci facevano trovare tante cure, che noi abbiamo dovuto usare perché cercavamo di evitare, di fare cose, eccetera, Sì, eccetera. no, ma infatti, boh, comunque più difficile, più vasto del primo, ma ovviamente per come dicevo prima, Sei per i tempi sicurissimo poi che sia uscito. più vasto del primo? Ma per me sì, diceva. Ma è il primo comunque con... Allora, c'è la villa iniziale, poi ci La villa sono iniziale, i sotterranei, il giardino, il il... giardino col custode e poi i sotterranei. col custode... I Non lo so. Forse sotterranei, le... hai la percezione che sei più veloce perché gestendoti solo, avendo solo parti in singolo, non devi collaborare, quindi Quella magari villa, la fatti più villa del veloce. primo, la villa del primo è più grossa della villa di questo, comunque. Sì. Qua conta che anche la parte del treno prima. La parte del treno comunque, dai, di roba, sì, è più lungo. Cioè la parte del treno comunque, cioè, ci sia stati un attimo, cioè non tantissimo. Cioè tutta la parte del treno iniziale comunque, di comunque collaborare, ti ricordi? Sì. Minchia, rampino, do rampino, e poi arrivi alla villa. La villa è tutta la villa da farti. Minchia, già sta cosa, io mi ricordavo che la maggior parte di gioco era sul treno, però giustamente giocandolo da bambino, uno che cazzo si Sì, poi ricorda? minchia, bestemmiavi. Uno bestemmiava di più da bambino, non esca altro. Cioè, da dire, boh, mi faccio sta roba da bambino. Poi la prima difficoltà, magari non sai come subito come fare. E comunque, boh, sì, ovviamente
un capitolo per me più difficile del primo. Confermo che, comunque secondo me rimane, allora, arrivato a questo punto che comunque l'operazione di recupero la dobbiamo continuare. Poi nel frattempo hanno fatto i remake, per carità, però allora, senza considerare i remake del 2 e del 3, considerando solo gli originali, quindi considerando quindi gli originali per Play e i remake per GameCube e poi cosa è venuto dopo, allora ribadisco che, nonostante non sia esattamente come me lo ricordavo, questo secondo me rimane per molti aspetti il Resident Evil più interessante, perché al di là del primo, che è il primo amore e giustamente non si batte, al di là del 2, che è il 2 che è figo e puoi dire il cazzo che vuoi, però questo ha la sua peculiarità. E come ti dicevo, sto fatto di avere i due cristiani che, insomma, che devono collaborare, la gestione delle risorse è più particolare, scambia gli inventari, collabora, fai questo, manda uno dall'altra parte della mappa, e poi con il pretesto della radiolina, perché tu dici, vabbè, ma quando uno è da una parte della mappa e l'altro dall'altra, loro hanno la radiolina, eccetera. Secondo me è molto figo, molto particolare. Secondo me addirittura è un vero peccato che il primo con Chris e chi, l'altro era Jill, giusto? Sì. Con Chris e Jill non fosse così. Caspita, sarebbe stato molto bello se invece di rifare il primo paro paro ne avessero fatta una modalità cooperativa, così poi magari bestemmio per qualcuno, non lo so, però secondo me, ma poi in realtà c'era Resident Evil 1 aveva una run canon, una run non canon, esatto, dopo. E mi pare che quella canon fosse quella con Jill, forse, non mi ricordo, perché un personaggio con in una run muore, che in realtà poi lo trovi più avanti, quindi fondamentalmente in altri capitoli, quindi una delle due era canon, l'altra era una roba... Ma poi in realtà nella versione, adesso non so nella versione Play, perché non mi ricordo, ma nella versione GameCube comunque i personaggi, cioè, morivano, ma li potevi, a seconda delle scelte che facevi, mi ricordo che c'ero rimasto male quando l'avevamo fatto di nuovo assieme, perché tu potevi arrivare alla fine con determinati personaggi vivi, invece noi avevamo fatto morire tutti, cazzo di cane, boh, uno si sacrificava, l'altro moriva per il veleno. Sì, eccetera, tu eccetera. In realtà quello col veleno potevi curarlo, se ci andavi in tempo. L'altro non si doveva sacrificare. Allora, io nell'edizione PS1, ai tempi, che ero gagno, era per me impossibile farlo. Era sì. Vabbè, ma poi era proprio Resident Evil 1, PS1 non è invecchiato bene. Poi hanno fatto la Director's Cut, che era ancora migliorata, era già un'altra questione. Ma quello è proprio invecchiato maluccio. E tra l'altro, a proposito di invecchiare male, devo essere sincero, anche questo, per quanto sia ancora godibilissimo e fattibilissimo, determinate robe però ci sono stati bestemmioni, determinate meccaniche mi hanno fatto proprio girare lo stracazzo. Una tra tutte, detta più e più volte, i frame di invincibilità dell'animazione di Cristiano. Cioè, nel senso, dal momento che tu lo colpisci, lui va giù, ma mentre si rialza è invincibile. Boh. No, raga, ma avete proprio rotto il cazzo. Poi posso capire, se tu mi dici, guarda, l'hanno fatto apposta perché già i movimenti nel gioco sono lenti, se poi ancora ti do la possibilità di spammare colpi, magari diventano troppo facili le boss fight, magari è per quello, magari è una sorta di difficoltà artificiale. Nel senso che se tu noti, se tu li colpivi mentre si rialzavano, in realtà i danni non ce li faceva nessuno. No. Nel senso, cioè, dal momento che tu gli facevi danno, perché lui si rialzava anche molto lentamente tante volte, no? Alcuni nemici, quindi tu figurati, se gli andavano tutti a cogliere, forse magari per quello, forse magari per renderlo più... Poi sembra che il gioco a un certo punto ti voglia aiutare, perché all'inizio l'ho trovato punitivo, la punitiva si trovava in campo. Poi, come vedi, alla fine inizia a trovare un fatto di cura. Per questo ti dicevo che noi in realtà dovevamo, nella villa, dovevamo usare le risorse, e invece esatto, non ci siamo fatti. No, appunto, perché il gioco ti dice... Cioè, il gioco ti fa trovare le risorse, ma però io ho trovato che nella casa cure c'erano molto meno. E poi, come se il gioco a un certo punto fosse arrivato fino a qua, hai avuto il coraggio, la pazienza di arrivare fino a qua,
e io allora ti do una mano, cioè, dico, roba del genere. Secondo me è più semplice, semplicemente, sì. Secondo me nella prima parte trovi più munizione meno cure, nella seconda più cure meno munizione. Ah, boh, boh. Io pensavo fosse più un messaggio dell'autore. Boh, non lo so, non penso che Shinji Mikami tipo... gliene freghi un cazzo, però... Perché vedi che alla fine gli fatti ti fanno trovare... un'erba verde, un'erba rossa, due cura spray, se lancia granate, le munizioni del magnum, ti dico, boh, preparati perché è arrivato il momento, e... però boh, poi magari no, però ho trovato, sì, magari come dici tu, forse, la villa, sì, la villa, boh, quel... la villa carina, la parte della villa è sempre bella, e boh. Sto Sephiroth un po' particolare, diciamo, questo Sephiroth dei alla poveri. Fine era quello di Ingiovanito, alla fine, esatto. Che era quello che... Vabbè, però non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, però perché all'inizio nominavano un nipote, qualcuno aveva detto sì, il nipote. Ma in realtà il nipote, perché visto che si assomigliavano, perché lui in realtà penso dice che ho capito. Okay. Non è una roba del genere. Infatti ti fanno capire come se lui fosse tipo Miranda di Resident Evil 8, cioè tipo cari Ingiovanito questo tizio. E in realtà era il capo di cerca che è stato fatto tradito da Wesker. Lui in realtà voleva distruggere l'Umbrella, però la seconda fase era quella, la pure distruggere il mondo. Sì, sì, sì. Boh. Cioè lui in realtà voleva far fuori l'Umbrella, che guarda carità, fai tanto bene. E lì Birkin, che è quello del secondo. Birkin è quello del secondo, Wesker, i collegamenti col primo e secondo ci sono. Sì. E poi c'è sto progenitore che mi piacerebbe capire bene se poi è lo stesso del 5, perché a me, io devo essere sincero, il 5 a livello di storia manca, l'avevo provato, c'ero rimasto male perché non allora, era più cosa mi ricordavo. Allora, io l'avevo finito, è rifinito in passato, ma proprio in passato, dei livelli, momenti di PlayStation 3, tipo, l'avevo finito più volte, guarda che sono passati quanti anni da PS3, 10 anni. Quindi PS3, a cazzo sai che non me lo ricordo il day one di PS3. Però io mi ricordo perché 2000... almeno 10 anni. Perché lavoravo, perché mi ricordo che lavoravo. 2007? Aspetta. No, di meno, prima di 2007. 2000... Aspetta che cerco, aspetta che... Parla. Comunque l'avevo finito un sacco di volte e non me lo ricordo di Story of Progenitor, perché si parla proprio delle ricerche che siamo fatte lì in Africa su questo virus. C'è proprio durante i vecchi, c'era, alla mia pare, che c'era una sezione nel menu. Mi ricordavo bene, perché 2006 nei posti fighi, mentre in Europa 2007. Ok, che io mi ricordo, lavoravo, e io mi ricordo, appunto, che c'era sto menu di Resident Evil 5 con la storia finora, e poi durante dei caricamenti di sto gioco qua, c'erano tutti i discorsi del virus progenitore, cioè tanti caricamenti ti leggevi pezzi di storia della trama di Resident Evil, della lore, dei personaggi, Spencer, eccetera. E io so che sul virus progenitore parte da lì, dal 5. Però sì. L'ho finito più volte, mi ricordo qualcosina, poi nel dettaglio no, però mi ricordo qualcosina. Interessante, sono contento di averlo fatto, di averlo finalmente finito, anche perché verso la fine stava cominciando a diventare un pugno nel culo. Sì, iniziavo per essere frustrato, infatti quando ho perso di nuovo col boss ho detto io devo farcela adesso perché... Sì, no, perché sennò basta. Basta, cioè, infatti però, poi ce l'ho fatta la seconda volta perché... Però appunto adesso a parte l'invincibilità dei movimenti, a parte magari sto cazzo di gamma punta che spunta a caso e se per caso è troppo vicino tra parentesi ti sciotta, a parte non so, mi ricordo uno, mi viene in mente l'enigma delle cazzo di robe che devono ruotare, che se sbagli te lo ricordi, no? Le cose che devono ruotare, tipo sì, no, quegli enigmi. Madonna. Sì, diciamo che a parte... Cioè, è un gioco che lo fai una volta, poi tu lo devi dimenticare, devi giocarci, perché sennò, cioè, tu devi proprio scordare che l'hai fatto. Però, giustamente, ci sta. No, continuo a dire che però... Comunque, il mondo ha bisogno, in questo momento, di un concetto di questo tipo, applicato però in chiave moderna, chiaramente non più... Cioè, un attimino più accessibile e possibilmente giocabile in cooperativa. Nel senso che... Tu immagina una roba di questo tipo, quindi con i due che si sentono con la radiolina, che giocano, cioè tu sei da una parte della mappa, io dall'altra, facciamo i puzzle, e per carità qualche porcheria su Steam di indipendente che fa queste cose qua c'è, ma sono stronzate da streamer, capito? Robe che giochi, fai... Capcom,
Però tanto Capcom ha preso tutta una strada per Resident Evil adesso che è tantissimo lontana. Sì, oramai, ma in realtà, perché... no. A parte che, come sai, come ti ho già detto, Resident Evil adesso diventerà prototype, te l'ho già spiegato. Sì, ma poi è proprio per il pubblico che adesso è legato, una roba del genere No, ma attenzione, ci non è che lo giochiamo de- noi. ma non è che lo deve fare Capcom. Ah sì, certo, Cioè, ok, tu la dici un gioco qualunque. horror Io a voglio caso, sì. un gioco horror da giocare in due. Che Sì. poi, se li cerchi ci sono, ma non esattamente così. Per carità, adesso ci sono tutte le Dark Pictures della minchia. Se vuoi farti... Che tra parentesi dobbiamo giocare, Beppe. Sì. Prima o poi le voglio fare. Tutta la Però, trilogia ho insomma... visto. Sì, Però, però sì. tanto Dark Picture come Evil Rain sono tutta una roba del genere, in base alle scelte. Esatto. Giusto? Io avevo giocato il pre, cioè gli antecedenti di quel come cazzo si chiamava, no? Invece era Rami Malek che era la protagonista, quello che ha fatto Tanta roba, sì, aspetta, Until Dawn. Until Dawn, sì. Sì, E Until io Dawn è mi stato il mio... ricordo che l'avevo fatto, ma me ne sono morti del gruppo, me ne erano morti tipo, ne erano rimasti in Sì. due, tipo. No, vabbè, io poi Fatto adesso schifo. non mi ricordo il primo finale perché Until Dawn l'avevo fatto, è stato il mio primo platino su Play 4 perché li avevo fatti tutti i finali, eccetera. Lo ricordo con un po' di amarezza, ma anche con un po' di affetto, Until Dawn. Però sì. Insomma, diciamo che almeno per ora rimane, secondo me questo qua rimane il Resident Evil più interessante sotto molti aspetti. Probabilmente anche il più tamarro tra Billy Coen qua e Sì, vabbè, Sephiroth. Billy Coen, sì, Tamarro, Sì, sì. però No, diciamo che almeno non facevamo i dropkick agli zombie qua, diciamo almeno questo. esatto, io trovo bello, bello anche il secondo, Però stai parlando del remake o dell'originale? no, anche l'originale, devo dirti la verità. Cioè, io ai Perché tempi dell'originale avevano fatto, sinceramente non era come il primo, io l'originale ovviamente del secondo ho un ricordo bello perché sempre io ero scarso, quindi ai tempi alle medie. Andava a giocare a casa magari degli amici e io mi ricordo che la stazione di polizia anche dell'epoca e tutto sì. quanto era anche il secondo fatto. Poi vabbè il remake per me ha fatto un ottimo lavoro sul secondo Secondo, il remake del secondo è un capolavoro. Mi spiace che ai tempi non stavo ancora registrando perché sarebbe uscita una serie devastante. Sarebbe il uscita una secondo è serie proprio devastante. sia graficamente avevano fatto il lavoro della Madonna cioè graficamente. E poi vabbè, proprio bella, proprio la stazione come ricreata. Non era proprio propriamente così, perché certe cose le hanno un po' smussate, poi vabbè, ovviamente che comandi nuovi è tutto più facile, anche là. Certo. Però, boh, il secondo, vabbè, il terzo in realtà è quello che io ho giocato già per PS3, cioè scusa, per PS1. E il primo Resident Evil che ho finito è stato il terzo. E quello fa tanto capire quanto era facile, perché se io i primi due li avevo finiti da solo, il terzo... Ero riuscito, è vero che ero cresciuto anche un pochetto, però era ancora PS1, quanto l'ho fatto solo qualche anno fa, perché non avevo una GameCube, quindi non potevo giocarci. Vabbè, che c'entra? 4 poi era uscito anche su Sì, PS2. è uscito su PS2 che non avevo preso, e l'ho recuperato quando avevo la PS4, che era sullo store, che io non l'ho mai fatto qua. Ah, tanto prima o poi dovremo rifarci anche quello, non ti preoccupare. Piano piano, uno buono. E niente, però per il resto, vabbè, lo zero è stata una bella idea comunque, anche perché mi arricchisce un po' la trama. La espande, è stata una Sì, villa. però ecco, la espande, però la espande In realtà all'indietro. usano, ma usano l'escamotage di questo gruppo che si era aperto, perché nell'uno mi pare che inizi che loro vanno a cercare un gruppo arrivato 2 giorni prima, io lavorassi la prima, adesso non mi ricordo. Che lì ti fa intendere nel primo che loro da fatto rimasti scannati in sta villa, comunque nei boschi lì. Invece si sono trovati su escamotage, che in Fermo, ho realtà sono capito, ho andati. capito. Cioè, quindi praticamente il gruppo che parte per Resident Evil 0 sono quelli che in Resident Evil 1 Bravissimo. andiamo a cercare. Ma Esatto, sono quelli. quindi è Enrico di sta minchia? Cioè, è un nome che ci ricordiamo da Resident Evil Enrico. 1? No, no, e poi non so neanche che fine faccia Enrico, fondamentalmente. Questa era la villa di cui Però. mi parlava Enrico, bestiale. Esatto, perché loro, la Stars va a cercare questo gruppo partito qualche giorno prima e si imbatte nella Villa Spencer. Poi in realtà Ok. nel primo gioco non era preventivato, in realtà ti dicono che sono partiti e sono scomparsi. Sì. Invece poi cosa hanno fatto quelli di capo? Hanno detto no, no, usiamo questi escamotaggi, facciamogli trovare che hanno trovato una villa più su. In modo da fare anche per GameCube il nuovo Resident Evil 1, no? Perché GameCube aveva queste esclusive qua. Esatto.
E quindi hanno fatto un po' come, tra virgolette, che poi se lo fai bene, figo, un po' come hanno fatto adesso con Resident Evil 8 per far ritornare tutto a po', cioè Sì. l'ultima ora di Resident Evil 8 è una figata perché sono riuscito a collegare tutto. La roba che L'ultima sembra lontano anni luce, che non fa una certa, dice che cazzo è sta roba? ora di Resident Evil 8 è l'unica ora bella di Resident Evil 8, diciamo le cose come stanno. Vabbè, anche la parte della che dura un cazzo. Toda la parte della strega è stata carina. L'inizio, raga, l'inizio e la fine, basta. E poi sì, Casa Benevento, Casa carino. Benevento. Il castello non mi è dispiaciuto, però poi c'è questo boss finale del castello che praticamente è un pipistrello, che cazzo è una roba. È un drago, no vabbè, È ma un non è. drago, Ma non è. sì. Guarda, quella è la parte che mi ha dato meno fastidio, devo essere onesto. Perché poi finché sei nel castello è ancora l'illusione che il gioco più o meno sia com'è, invece che No, ma cazzo. poi mi ricordo uscita dal castello e fa Madonna, ma ancora abbiamo 3 zone. Poi c'è Benevento che è stata carina. C'è la parte del tizio che sbocca, che fa schifo. Ma tra parentesi, tu lo sai che io sono andato a rivedermi praticamente il video della demo di Maiden perché sto Sì. montando gli shorts adesso dei vari episodi. E quindi rivedendomi quello mi sono visto il momento in cui tu dicevi: ah, qua praticamente ci stiamo vedendo l'area finale, stiamo vedendo la fine del gioco, stiamo assaporando il finale del gioco perché sicuramente il gioco sarà tutto nel villaggio e poi alla fine arriveremo a questo castello. Cioè, Sì, tu ma pensa. perché? Perché la campagna marketing di questo gioco è stata quella, hanno fatto vedere solo Made Miranda e sto minchia di castello e sto villaggio fuori. Cioè, Esatto, esatto. invece in realtà c'erano 4 zone che loro non ti dicono, tra cui l'ultima, la fabbrica è davvero stata. Quante speranze avevamo, quello, poi dicevamo no, ma sicuramente vedi questo cassetto è vuoto perché se ti ricordi aggiorneranno la demo e aggiungeranno una roba come avevano Sì, ma fatto per il cazzo perché proprio. con il set abbiamo lavorato in un certo modo, con Sì. demo in cui tu potevi, cioè, la demo del set è un prequel, cioè la demo del set è un prequel, che poi si collegano con gli DLC. Il set l'hanno fatto in una maniera diversa, anche la villa del set, la casa di Dave Baker è bellissima. Sì. Hanno proprio lavorato in un certo modo, l'8 hanno voluto prendere un'altra direzione ancora. Perché aveva dei richiami Resident Evil 4, perché ce l'aveva, cioè ho proprio trovato un sacco di similitudini. Poi vabbè, è chiaro che hanno voluto tributare tutto quell'horror dei B-movie, quindi da Dracula, Frankenstein, agli sgorbi, alle streghe, cercando di comunque avere sempre questo cazzo di virus di sfondo che poi alla fine è sempre legato a sto fungo, a sto virus. E cioè, però hanno voluto fare una roba del genere, perché Però il cancro che. attenzione, fermo, perché alla fine esce fuori, se ti ricordi, esce fuori che il mega micete, il muta micete, Sì, sta minchia micete, sì. non hanno niente a che fare con il virus degli altri. Cioè, molto semplicemente, anzi, se ti ricordi, nelle lettere di Spencer lui gli dice: guarda, il tuo fungo è una Sì. figata, ma in realtà ho beccato una roba più figa in Africa, quindi sto Sì, andando lì. cioè diciamo che lei gli ha dato la passione per questa roba qua. Cioè, Sì, esatto. lei gli ha trasferito la passione e poi vabbè, poi c'è il colpo di scena che è allucinante, quel colpo di scena lì che non ero rimasto di cazzo. Boh, spoiler, spoiler, perché tanto qua se qualcuno guarda il video gli Raga. spoileriamo Resident Evil 8, via. Ma io penso che i telespettatori abbiano guardato la Telespettatori, serie. gentili telespettatori. Spettatori. Allegria. Adesso mi Esatto, devo proprio stavo pensando sticcare. proprio a Mike Buongiorno, esatto. Telespettatori, allegria. Comunque, Andata così.